Ciao ragazzi, oggi sono qui con un altro episodio 4. Oggi si vedranno Hulk rosso contro Hulk verde. Ragazzi, me l'ha chiesto un mio iscritto. Oggi siamo qui con il nostro amico Emanuele. Buongiorno. E io dirò Hulk rosso e Emanuele dirà Hulk. Quindi io direi di iniziare, come dici Emanuele? Sì, dai, iniziamo. Allora, ti dico un po' la storia di Hulk rosso in generale. Allora, diciamo che sono molto simili quelle di Hulk rosso e di Hulk. Allora, il vero nome di Hulk rosso non è Hulk rosso, è Taddeus Generale Ross. Appunto la sua occupazione era di essere un generale, ma era un avventuriero. Adesso lo è ancora, prima era ex generale. Possiamo dire che in passato si sono affrontati molte volte, però Hulk a volte ha vinto e Hulk rosso a volte ha vinto. Ma secondo me Hulk rosso potrebbe battere neanche tanto facilmente, però potrebbe battere dopo un po' di astuzia Hulk. Beh, guarda, secondo me ti sbagli, perché Hulk è l'Avenger, è tra gli agenti più forti. Qui secondo me ti sbagli. Ok, vabbè, allora ti racconto un po' la sua storia. Allora, per anni, diciamo, il generale Ross aveva delle forze, diciamo che era un po' il generale di tutto l'esercito americano. Dato che solo per diventare lui stesso una creatura come te lo posso dire? Allora, il generale Ross venne trasformato in Hulk rosso da MODOK, e per un certo periodo sembra che fosse passato dalle parti dei cattivi, ma non è così. I due si affrontarono tante volte perché per far vedere chi era più forte. Volevo tanto dirti che uno, quando Hulk rosso si arrabbia, appunto, può diventare molto ma molto caldo, e quindi questo permetterebbe, diciamo, a Hulk rosso, che così, cioè, se diventa poi scotta, no? Poi Hulk gli viene a dare un pugno, cioè si brucia. Quindi secondo me già con questa cosa, ed è anche molto intelligente tra l'altro, quindi secondo me dopo questa cosa vincerebbe Hulk rosso. Beh, secondo me ti sbagli, perché diciamo che Hulk è nato da un test nucleare che l'ha trasformato nel scienziato Bruce Banner, che è un alter ego. Ah sì, volevo dirti che comunque Hulk rosso anche lui è un alter ego, che è rosso, appunto, tanto volevo dirti questa cosa. Ah, ok, vabbè, stavo dicendo che il suo alter ego è Bruce Banner. Dato che Hulk è tra i più Avengers più forti, più intelligenti, beh no, il primo è Stark, però, per dire, pensa che un colpo con il piede sul terreno può provocare un piccolo sisma col suo piede, e pensa che i suoi muscoli sono così tanto sovraumani che sono derivati dalle radiazioni. Quindi secondo me Hulk contro Hulk rosso non avrebbe alcuna possibilità di vincere, anche perché Hulk, pensa che stava nei fumetti, era tra le 10 persone che aveva ucciso Thanos. Nel film Avengers Infinity War purtroppo non uccide Thanos, però gli dà tanti bei colpetti, e pensa che ha affrontato Thor e stava anche vincendo, ma purtroppo è stato fermato dal maestro, ma non è un altro discorso. Qui secondo me Hulk vincerebbe, anche perché ha più intelligenza, forza, velocità, resistenza. Quindi secondo me vincerebbe assolutamente Hulk. Beh, è probabile che vinca, però secondo me io voto per Hulk rosso, anche perché pensa che
sia muscolo e cervello. Che cosa intendo con questa parola, con queste due parole? Nel senso che il suo passato militare si dimostra una grande risorsa quando si unì agli Avengers. Pensa che all'inizio, cioè lui, all'inizio, prima di Hulk, era negli Avengers. Quindi ci tenevo dietro. E poi volevo dire che quando diventò Hulk russo finì per unire le forze con i raggi gamma. E poi a salvare salvare un po' il mondo, voleva. Quindi secondo me Hulk rosso con questa cosa che, cioè, per dire, c'è l'energia del calore, quindi per me secondo me vincere. Poi la sua pelle può resistere alla maggior parte dei proiettili, e Hulk rosso può anche assorbire radiazioni e diventare ancora più forte. Quindi, dato che Hulk è fatto di... quindi secondo me vincerebbe Hulk rosso. Vabbè ragazzi, fatecelo sapere voi nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi ancora, non è stato attivato la campanella, lasciate un bel commento su quale video possono fare. Ciao a tutti.